Proviamo a registrare con la luce naturale, visto che oggi fuori c'è un bel sole. Ci proviamo. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video completamente chiacchiericcio in cui vi vorrei un pochino parlare della comfort zone. Video, insomma, un video di risposta alla discussione lanciata da Pamela del canale La Century Girl e continuata poi da Francesca di Lo Sto Quasendo. Parlando di comfort zone, sì, io ho una comfort zone, ci sto molto bene dentro e vi devo dire che non trovo neanche, non mi viene neanche da criticare tutte le persone che comunque rimangono nella loro comfort zone e leggono solamente un determinato genere. E questo perché se uno ha voglia di leggere solo una determinata cosa, beh, perché no? L'importante è che comunque rimanere in una comfort zone non significhi essere chiusi in se stessi. Secondo me l'importante è leggere quello che uno ha voglia di leggere, perché in fondo la lettura deve essere una passione, un divertimento, non deve essere un'imposizione. Quindi leggere quello che in quel momento si ha voglia di leggere, con però i sensi bene aperti e in allerta a recepire tutti i suggerimenti che ci vengono dall'esterno e di conseguenza da quello che non fa parte della nostra comfort zone. Se voi un po' mi seguite da qualche tempo, sapete benissimo, saprete benissimo che la mia comfort zone è costituita soprattutto da classici, ancor meglio classici se di lingua inglese. Però comunque non disdegno nemmeno i classici francesi, tedeschi, russi. Però vi dico, io sono nata e continuo a leggere soprattutto letteratura classica. Sono i libri che più mi completano, che più mi piacciono. Nel corso degli anni poi ho cercato anche di approfondire quella che è stata la mia materia di studi, quindi la letteratura inglese. Perché suona il telefono? Cosa stavamo dicendo prima di venire interrotti? Allora, dicevo che nel corso degli anni, nonostante io abbia finito i miei studi, non ho in pratica mai finito di approfondire certi argomenti che all'epoca mi avevano interessato, mi avevano incuriosito. Sono sempre dietro a cercare qualcosa di nuovo e studiare colmare quelle che sono state le mie lacune, quelle che sono le mie lacune. A questo proposito, ti faccio vedere un romanzo che ho comprato di recente, che è uscito recentemente per la BIT, ed è il romanzo siciliano di Anne Radcliffe. Anne Radcliffe è un'autrice del Settecento che scriveva romanzi gotici che adesso al giorno d'oggi sono un pochino sorpassati, probabilmente scrivendo, scusate, probabilmente leggendo oggi alcuni dei suoi capolavori come Misteri di Udolpho o Il Castello di Otranto. Noi rimaniamo con un punto di domanda e non capiamo veramente perché quella letteratura è definita gotica. Nonostante questo, Anne Radcliffe è un'autrice che continua ad appassionarmi e quando ho visto in libreria questo titolo, l'ho subito preso. Un altro tipo di comfort zone è la letteratura contemporanea, sempre di lingua inglese. Ci sono autori che mi piacciono moltissimo, che ho scoperto di recente e che sto tentando di conoscere meglio, e quindi anche questa fa parte della mia comfort zone, perché mi piace molto rimanere nell'ambito della letteratura inglese, anche se contemporanea. A questo proposito, proprio ieri ho comprato Notti al Circo di Angela Carter, che è uscito da pochissimo per la Fazzi, con questa copertina meravigliosa, perché Angela Carter è un'altra di quelle autrici che avevo studiato, ma non avevo approfondito e sto approfondendo adesso. Un'altra sfaccettatura, diciamo, del caleidoscopio che costituisce la mia comfort zone è costituito poi dalla letteratura mystery, creepy, horror. Anche quell'ambito mi piace veramente molto e quando mi ci metto posso leggere per mesi solamente quel genere. L'autore che mi piace di più probabilmente è un po' popolare fare questo nome, ma mi piace tanto Stephen King.
come mi piacciono altri autori che lui ama molto, Shirley Jackson, Richard Matheson, quegli autori mi piacciono moltissimo. E in generale ho sempre i sensi molto allerta quando si nominano romanzi di questo genere. E poi passo anche periodi in cui mi va di leggere solamente un autore. Ho passato ad esempio anni fa periodi in cui leggevo solamente i gialli di Carlo Lucarelli, altri in cui mi va di leggere romanzi storici, in particolare ho passato il periodo in cui leggevo Tracy Chevalier. Nell'ultimo periodo mi sono molto appassionata all'arte preraffaellita e sto cercando di leggere libri che riguardino appunto questo argomento e quindi mi facciano conoscere meglio quegli artisti. Da ultimo, di questi romanzi io ne sto parlando in ogni video, la saga dei Poldark, ancora di Winston Graham, ancora un'altra serie di romanzi ambientata in Cornovaglia sul finire del Settecento, di cui sto cercando di leggere quanti più libri posso. Sono arrivata al terzo volume, Jeremy Poldark, in questo periodo. Insomma, ci sono proprio questi periodi in cui mi va di leggere questo e quindi io non mi tiro indietro, ma la lettura è divertimento e quindi io mi diverto così e mi distendo in questo modo. Nonostante questo, come vi dicevo, ho i sensi perennemente allerta per captare quello che arriva dall'esterno e cerco sempre di non chiudermi troppo nella mia comfort zone e di alternare magari le letture. Magari un libro della comfort zone è un libro che non fa parte di quella comfort zone. Riesco ad attingere a tutto quel bacino di libri che non fanno parte della mia comfort zone, soprattutto grazie a video di booktuber che parlano di libri che non fanno parte della mia comfort zone. Non so, booktuber che parlano di letteratura americana contemporanea o che parlino di fantascienza. Li ascolto molto volentieri e molto spesso mi prendo appunti sul mio quadernino, questo quadernino di Friends che vi avevo già fatto vedere, mi sembra, contiene la mia wishlist e io mi segno tutti i titoli che mi sembrano interessanti. Faccio anche di più: quando c'è un titolo che non conosco, non solo me lo appunto, ma vado anche a leggermi la sinossi su qualche sito specializzato, che sia Amazon, Anobi, anche cercandolo su Wikipedia. Insomma, cerco di saperne di più, cerco di capire se eventualmente quel titolo mi può interessare oppure no. Quindi gli appunti sono veramente molto importanti. E poi non mi fermo qui. Anche le riviste sono per me una fonte molto importante per conoscere nuovi titoli. Ad esempio, io leggo sempre la rivista cinematografica Chuck e qui molto spesso vengono riportati nomi di libri da cui stanno traendo un film. Anche questo è una fonte molto importante perché mi segno quei titoli, come vi ho detto mi vado a cercare le trame e posso capire se quei titoli possono interessarmi o meno. Grazie a questo metodo ho letto ad esempio The Help di Catherine Stockett ancora prima che il film diventasse così famoso e così amato dal pubblico, e fu veramente una bellissima lettura, una rivelazione, uno dei libri più belli di quell'anno di letture. Oppure ultimamente mi è capitato di leggere Il segreto di Sebastian Berry, di cui vi parlavo in un video della rubrica sul comodino, anche questo conosciuto grazie a Chuck. Altre fonti molto importanti per ampliare la comfort zone sono i gruppi di lettura che seguo su Anobi, su Facebook, ce ne sono molti attivi anche sullo stesso YouTube. Uno dei gruppi di lettura che seguo più assiduamente è quello di Federica Frezza, Prismatic Futen, perché in quel caso tra la rosa dei libri che lei sceglie ci sono sempre consigli dei lettori e quindi è interessante vedere quello che altri lettori le propongono, e ci sono in quel frangente ci sono sempre titoli che io assolutamente non conosco e che sono molto curiosi, mi ispirano sempre molto. Ovviamente la wishlist dopo diventa una cosa infinita che io non riesco più a tenere sotto controllo, ma questo è un altro discorso. E per finire c'è tutta la questione dei premi letterari. Anche secondo me seguire i premi letterari è importante perché tanti consigli vengono anche da quelli. Premi letterari nazionali come il premio Strega o il premio Campiello o premi internazionali come il Pulitzer
e vado sempre a vedere chi ha vinto il premio Pulitzer per la letteratura, oppure quello che a me piace di più, che è il Man Booker Prize, che è un premio che viene dato ogni anno ad autori che scrivono in lingua inglese ma che non sono esattamente inglesi. Come si possono fare scoperte bellissime, come è il caso di Richard Flanagan con la strada stretta verso il profondo nord, di cui vi avevo parlato l'anno scorso. È un autore neozelandese, oppure come Marlon James, Breve storia di 7 omicidi, che adesso non ricordo di che nazionalità sia, andiamo a vedere, non l'ho ancora letto questo libro, ma Marlon James è un autore giamaicano, quindi sicuramente per ampliare i propri orizzonti, almeno dal mio punto di vista, il Man Booker Prize è un bacino veramente grandissimo, di grande ispirazione. Ci sono stati tantissimi libri che ho comprato proprio ispiratimi da questo premio, ve ne ho fatti vedere alcuni ultimamente, come ad esempio Eleanor Catton con i Luminari. Per concludere io vi dico: leggete per passione, per divertimento, leggete qualcosa che vi piace, rimanete anche nella vostra comfort zone per tutto il tempo di cui avete bisogno, ma comunque tenete sempre sensi allerta per captare le varie suggestioni che vi arrivano dalle persone che invece leggono altro. Quindi non chiudetevi nella vostra comfort zone, ma cercate di ampliarla con sempre nuovi titoli, e io credo che questo sia veramente molto importante. Mi piacerebbe sapere nei commenti qual è la vostra comfort zone e come la gestite. Io vi dico, la vivo in modo molto sereno, anche perché ultimamente non mi faccio molte TBR, liste di lettura, leggo quello che mi va di leggere quando e come voglio. Io così concludo e vi do l'appuntamento ad un prossimo video. Ciao! No, facciamo che ricominciamo, vero? Dai.